Ciao a tutti da Podarak, bentornati qui su Euro Truck Simulator 2. Sto provando a rientrare in autostrada perché abbiamo fatto una pausa. Siamo partiti da Messina e adesso vi faccio vedere, amici di YouTube, dove stiamo andando con DHL. Stiamo andando direttamente a Bordeaux in Francia. Pensate un po' quanta strada abbiamo fatto. Da Messina abbiamo navigato in tutta l'Italia, abbiamo sconfinato e adesso siamo quasi vicino a Bordeaux. Davvero tantissima strada e sono felicissimo perché ho messo due mod. La prima mod riguarda i semirimorchi, che mette le aziende virtuali in tutto il gioco, e l'altra skin è direttamente al Manti GX. Infatti, come vedete, abbiamo adesso la scritta DHL. Se volete ve le lascio, se mi ricordo, entrambe le mod qui sotto in descrizione, così se anche voi volete rendere realistico il gioco potete farlo. Adesso è anche notte, ma non è un problema perché adesso tra poco qui vicino ci dovrebbe essere un autogrill dove possiamo dormire, e una volta che abbiamo dormito possiamo finalmente riprendere il nostro viaggio e arrivare alla consegna. È stato un viaggio lunghissimo. Penso è durato almeno 3 ore. Almeno 3 ore reali. Nel gioco 28 ore. Quindi pensate un po' quanto è grande la mappa di Eurotruck. La mappa di Eurotruck sembra piccina, piccina, ma in realtà, cioè, se tu ti metti a fare veramente delle rotte incredibili, ci metti un botto ad arrivare. Ci metti un botto. Nelle live può andare bene, nei video un po' meno, perché comunque giustamente voi dite: oh Podarak, io sono qua per divertirmi, non per stressarmi. Vabbè, oddio, un giorno lo potrei fare. Ho guardato male perché non so, si stava ribaltando il camion. Probabilmente ho preso il marciapiede. O si potrebbe fare, però a me piacerebbe tantissimo fare un video tipo ASMR dove non parlo e ci facciamo, che ne so, 5 ore. No, filate non lo so, però 5 ore solo di guida perfetta. Non come adesso che ogni tanto fai pure gli incidenti. Sono le 6 di mattina, vediamo il nostro camion. Ce l'hanno svaligiato? No. Perfetto, mettiamo la freccia e partiamo. Quanto è bello questo man, eh? Certo, i lampeggianti Podarak non credo che DHL li abbia, credo. Per i pacchi normali. Però ci sono. Perché ricordatevi, io comunque ho il mio camion che adesso è sotto le vesti di DHL, ma facciamo anche altro. Magari possiamo fare un altro corriere prossimamente, dato che ci sono le skin realistiche. Possiamo mettere Bartolini prossimamente, UPS, Granarolo, chi volete. Scrivetelo qui nei commenti e magari sarà il prossimo camion che andremo a guidare. Avevo visto durante la trasmissione, qualcuno mi ha detto: oh Podarak, mio papà è corriere, let's go. Ovviamente nei videogiochi è tutt'altra storia, La vera fatica del corriere o la vivi o la vivi. E spesso noi non ci facciamo caso, stiamo lì, sempre lì ad aspettare il corriere a casa. Quando arriva, perché non arriva. E non immaginiamo che in realtà quel corriere non ha solo il nostro pacco. Vabbè, a parte il fatto che non viene con il camion, questo lo consegna ai magazzini. Poi io sto parlando dei furgoncini. Dei furgoncini. Molta gente è lì: oh, ma quando arriva, quando arriva, quando arriva. E poi quando non arriva si arrabbia, non pensando che magari quel giorno il corriere ha fatto 200 consegne. O peggio ancora, si è infossato, ha fatto un incidente, quindi non ha potuto consegnare. E noi siamo lì a scrivere ai servizi clienti: non è arrivato il pacco, disgraziato corriere. Oh, ci sono anche quelli che lavorano male, attenzione. Non è che è un Podarak e tutti sono così, C'è chi lavora male anche. Però sono anche cosciente che in realtà ci sono tantissime persone che questo lavoro lo fanno con passione. E purtroppo con il carico di lavoro a volte sono un po', diciamo, tirati con la corda, ecco. Ma pensate, angeli dietro, non lo so, non ci accorgiamo, ma in realtà, se ci pensate, quando c'è stato il Covid, raga, chi è che ci portava le robe a casa se non i corrieri?
oltre ai medici che ci hanno aiutato, anche loro come le forze dell'ordine. E sono cose che noi dimentichiamo. Oddio, ho superato i limiti. Noi ci dimentichiamo, ma in realtà, pensateci, prima di ogni volta criticare, oh, non arriva il pacco, dov'è, di qua, di là, pensateci, mettetevi. Io dico sempre, prima di criticare una persona o un qualsiasi lavoro, mettetevi nei panni di quel lavoro, se ci riuscite. Cioè, informatevi. Tipo il camionista. Quante volte avete bestemmiato i camionisti? Vabbè, voi che mi seguite su Eurotrack probabilmente siete degli affezionati dei camionisti, quindi difficilmente farete questi pensieri. Però quante volte vi sarà mai capitato di vedere quel camion lì davanti a voi, non potete sorpassarlo, va lento, e non sai che magari quel camionista è lì che sta lavorando da 12 ore e non è che sta lì a trasportare cose, cioè ti sta portando la frutta e il cibo al supermercato. Sono stato a Milano martedì, ecco perché avete visto un po' meno video. Purtroppo non ho avuto il tempo per organizzarmi più contenuti qui su Podera Games. È sempre un periodo dove sono pieno di lavoro e a volte dico vabbè dai, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Poi conosco le mie limiti. Provo a rimanere anche sveglio fino a tardi, però dopo... Allora, se rimango sveglio fino a tardi, cosa succede? Oddio, qua dove devo andare? Oddio, qua dove devo andare? Destra? Destra, vero? Sì? Ok. Non si fanno queste manovre, Poderak, però... Oh. Per fortuna dietro non c'era nessuno. Provo a rimanere sveglio, però let's go. A volte non ce la faccio, mi addormento, quindi... Oppure se sto troppo sveglio la notte, la mattina, mi sveglio talmente stanco che quel giorno sono poco produttivo, quindi... A volte non conviene sforzarsi, sforzarsi, sforzarsi e poi dopo il giorno dopo sei distrutto e non riesci a fare niente. Quindi tutto il lavoro che hai fatto magari anche male perché sei stanco, l'hai fatto tutta la sera. Poi il giorno dopo... Così è come lo studio, no? A parte che volevo... Vabbè, forse è già finito, però volevo dare un bocca al lupo a tutti per gli esami di Stato. Terza media, quinta superiore... È sempre un periodo che è ansioso, ok? Però una volta che l'ho passato, raga, tante soddisfazioni. Siete pronti per entrare o nel mondo dell'università o nel mondo del lavoro. Io sono un attimo distratto, qui sto rispondendo a un messaggio. Non fatelo a casa, assolutamente. Ogni volta, comunque, sappiate, nei videogiochi un po' si può fare quello che si vuole, ma nella vita reale bisogna... stare belli che attenti. Anzi, da un certo punto di vista sono anche quasi contento per le nuove regole riguardo l'uso del telefono. Raga, Brescia, mamma mia quanta gente usa il telefono. Cioè, se tu ti metti lì con il io cammino con il cane, no? Vado a passeggiare. Sai quante volte, che ne so, stai per passare sulle strisce, tu dici, ah, mi ha visto, sta rallentando, ma va piano perché è distratto dal telefono, non perché ti ha visto. E poi all'ultimo ti guarda e inchioda rischiando di far tamponare quello dietro e magari di investirti a te. Ma non perché... Perché le distrazioni alla guida ci possono stare per qualsiasi motivo. Che ne so, passa un'ape. Ma sono cose rare. Però distrarsi perché dovevi inviare un messaggio su WhatsApp al tuo best friend dove andiamo stasera. Cioè, in città poi, cioè... 10 minuti devi usare l'auto, quei 10 minuti riesci a staccarti dal telefono? O no? O no? Tenersi a sinistra. Sempre per le regole dei monopattini, no? Sto ritornando a riprovare i monopattini elettrici, che sono il male. Sono il male. Ma non perché sono il male che sono... E dipende molto dalle persone che lo utilizzano. Cioè, il monopattino... Oddio, ho preso una multa per la velocità. Quanto è il limite qua? Il monopattino è un mezzo sicuro, ma se usato con coscienza. Per dire, questa azienda qua, ho visto che ha messo tutte le regole italiane e ha messo 20 km orari, limite. Podera, come pianista. Però raga, guarda che 20 km orari già sono tanti, Cioè, noi camminiamo a 4 km orari, 3-4 km orari, camminando velocemente circa 6 km orari, quindi 20 km orari. E tu devi andare al lavoro, ci stai andando praticamente quasi a tre volte tanto rispetto
rispetto a come cammini risparmi un terzo del tempo. Tenersi a quindi sinistra. Può essere utile. Hanno messo le frecce, si connetta a un'applicazione smart ed è una figata quello. E una cosa che non ho mai visto, che hanno fatto benissimo, cioè praticamente tu non puoi accendere il monopattino, non parte il monopattino fino a quando tu dall'applicazione non abiliti il monopattino, ma per abilitare il monopattino devi guardare un tutorial di come si guida in sicurezza, tipo una specie di scuola guida di un minuto. Te lo devi guardare, per favore, non puoi skippare, non puoi andare avanti con il video, te lo devi guardare. Se skippi ricomincia da capo e devi guardarti altri un minuto di video dove ti dice: guarda, non devi usare il telefono, guarda, per il freno usa questo, usa gli indicatori di direzione che ci sono su quel monopattino. Oh, è caduto un jet militare da un semirimorchio. E questo è, secondo me, cioè non c'è scritto ancora nessuna legge che ci deve essere un tutorial, una specie di scuola guida per i monopattini. Però questo è già un inizio. Un minuto, raga, un minuto che vi cambia. Basta che lo guardate. Vabbè, Poderak, ma che serve? Cioè, poi chi non è cosciente continua a essere incosciente. Vero. Però un conto è... non me l'ha detto nessuno di non fare queste cose. Un conto è, se hai visto il tutorial, hai aspettato pure un minuto dove ti è stato detto: guarda, queste cose non si fanno. Se poi lo fai, sei un cretino. Purtroppo la gente, molti sono cretini, lo fanno lo stesso. I monopattini, ahimè, con l'assicurazione... allora, secondo me l'assicurazione e... cos'è che era? L'assicurazione e la targa sono un po' esagerati, perché... davvero, cioè, ci stiamo smenando. Auto elettriche di qua, auto elettriche di là, che costano 40.000 euro. I monopattini, le bici elettriche anche, sono gli unici veicoli accessibili. Anzi, sarebbero... non tanto le... secondo me i monopattini, le bici. Le bici, allora, sono anche loro pericolose, ma meno dei monopattini. Tra bici e monopattini, sinceramente, tra bici, monopattini e auto elettrica, io incentiverei questi dispositivi, le biciclette e i monopattini. Perché poi pensateci quanto è assurdo il governo italiano. Ok, Poderak, siamo passati da di qua di là, ma ci sono stati gli incentivi per comprare i monopattini e adesso li castrano. Cioè, prima fanno gli incentivi: guarda, 500 euro per il tuo monopattino di qua di là. Poi cosa fanno? Fanno la legge per disincentivarti ad utilizzarli. È un po' assurdo, o no? Gli sprechi italiani. Questi sono i classici sprechi italiani, dove sono stati spesi dei soldi pubblici, dove tu gli incentivi, compri, dai soldi per comprare dispositivi, poi dici: no, non li potete più usare, perché raga, per quanto possa costare poco l'assicurazione alle targa, pensate, io c'ho 4 bici, una a testa. E se dobbiamo mettere una targa, un'assicurazione per ogni bici, che poi usiamo una volta all'anno, non è che... anzi, a volte, sì, dai, 2-3 volte all'anno, in estate, giù di lì, ma in inverno mai, stanno sempre fermi. Immaginate di dover pagare la targa e assicurazione, ma fai anche 50 euro a bici per tutto. Porca miseria, è un bel costo, eh. 50 euro per 4 sono 200 euro. Che si aggiungono alle spese, soprattutto in questo periodo dove non vogliamo spendere, 200 euro. Perché l'assicurazione ti pare che te lo fanno gratis? No. E non è che costa 5 euro l'assicurazione. Sono d'accordissimo sull'obbligo del casco, quello sì. Su qualsiasi mezzo a due ruote, su qualsiasi, nessuno escluso, metterei l'obbligo del casco, che sia minorenne o maggiorenne. Sì, lo so, è scomodo, ma il casco, raga, per quanto stupido può essere, potrebbe essere un salvavita in alcuni casi, perché il cranio è molto sensibile. Lo dico questo perché nella mia famiglia purtroppo abbiamo avuto un lutto per questo tipo di... Oh, c'è la polizia. Quando ancora in Italia non c'era l'obbligo del casco sulle moto, era, boh, forse il 1980, boh, non mi ricordo, io non sono mai nato in quel periodo. Però mio zio, su un terreno, raga, su un terreno tutto terra, ha beccato, quando è caduto con la moto, l'unica roccia che c'era, e si è rotto il cranio ed è andato via. E
Perché non aveva il casco. Perché non c'era l'obbligo del casco. Non esisteva all'epoca neanche. No, forse non si sapeva neanche cosa fosse il casco. E è successo questo. Immaginatevi. Abbiamo paura con la bici. Quanto puoi andare con la bici? Beh, la bici guarda che raggiunge anche 40 km orari. Lì abbiamo la nostra sede DHL lì più avanti. Anzi, no, non è DHL. È Jeffco. DHL è da dove siamo partiti. Vediamo qua. Guardate quanto traffico che ci abbiamo. Questo è il miglior regalo che mi hanno fatto dei gadget. La volevo comprare su Amazon una borraccia che ci stesse nel mobile. Non riuscivo a trovarla. Una almeno a un prezzo onesto. Carina esteticamente pure. E termica. Invece questa qua. Ogni tanto qualche gadget che ti danno lo usi poi. E un gadget della AVM. Quelli che fanno i router. Dice che c'entra la borraccia con loro. Niente, però è figa. Tra l'altro avevo la borraccia di Amazon. Bellissima pure quella. Ma mi è esplosa nel congelatore. Mi sono dimenticato di toglierla. Si è scoppiata. Era in alluminio. Il ghiaccio era talmente potente che ha bucato la. Perché l'avevo riempita pure tutto. Non è che dici, oh Poderak, sei stato intelligente, l'hai riempita solo in parte. No, l'ho riempita pure tanto. E qua mi sa che il traffico. Che balacca e cammellate. E mi è esploso l'alluminio. Vai. Suoniamo il clacson. Ehi, Gumba, fammi passare. Fammi passare. È qua la mia sede, dai. Passare lei, grazie. Gentilissimo. Becchiamo l'auto. Di brutto che l'ha beccata. No, no, per fortuna no. Ci sono andato vicino però. Facciamo la nostra bella consegna. Oh, abbiamo fatto un botto di chilometri, raga. Un botto. Un botto. E eccoci qua. Con il nostro bel DHL. Pronti a consegnare la nostra merce a questo magazzino secondario. Di solito noi consegniamo a DHL e DHL. Oggi no. Ah, è pure sterzante l'asse, quindi facilissimo. In un attimo. Mettiamo le quattro frecce perché noi siamo onesti. Let's go. Stiamo arrivando con il nostro camioncino. Non vi preoccupate. Oddio, Podora, che hai detto che era facilissimo. Sta andando tutto storto. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ok, let's go. Consegnato il nostro veicolo. E il nostro semirimorchio. Vediamo quanto abbiamo guadagnato. Ritardo. Oh. Penalità per danneggiamento. No, i miei 80.000 euro, ne ho guadagnati solo 9.000. Va bene, dai ragazzi, mi raccomando, lasciatemi piace. E ragazze anche, che so che ci siete. Mi raccomando, lasciatemi piace, iscrivetevi al canale. Qui sotto in descrizione trovate tutti i link. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!